Ma salve, buon godo dei natalizio dei. Mamma mia, chiudo perché il calore va via, ho acceso tutto quanto. Ragazzi, buon Natale a tutti voi. Spero di essere riuscito a far uscire questo video il giorno di Natale, perché come avete visto in questo periodo sto letteralmente spammando video. Credo di essere arrivato a pubblicare 4 video in una settimana, che è praticamente il record. Due gameplay, video di Squid Game, video di Natale nella stessa settimana, ragazzi. Sto morendo, ma va bene così, ora mi riposerò un pochettino durante queste festività natalizie, potrò anche mangiare, perché lo so, sembra stia facendo il cosplay del Gabibbo, ma in realtà questa maglietta era di quando ero extra large, infatti non si noterà mai, ma ci casco dentro. Però era l'unica maglietta rossa che avevo, potrò riposare un pochino questi giorni e soprattutto potrò mangiare un po', perché essendo calato veramente tanto di peso, sto sui 16 li persi in 3 mesi. E sono veramente felice. Come ricompensa mi hanno assicurato 4 giornate libere, quindi potrò mangiare e strafogarmi per bene. Quindi se rimetto anche 2 kg, tanto spariscono subito 2 kg. E poi da gennaio devo perdere altri 10, quindi insomma si pedalerà. La cosa bella è che questo video, oltre ad essere super godoso, rappresenta un po' un mix di cose, perché sia un godo verso special, infatti nel finale vedrete delle cosine perché gli special torneranno. Non è che mi sono fermato con la trama di tutti i personaggi incredibili, è che diciamo il vostro povero Zoel è stato un pochino carico di lavoro in questo periodo, ma tranquillo, gli special torneranno. Infatti io purtroppo avevo detto nel video di programmazione del canale che avrei fatto uscire il finale del King Arc parte 1 e non ci sono riuscito, però uscirà un video nuovo a fine anno, insomma vedrete, prossimo anno insomma si parte carica, ho già idee. Questo video è sì un video special, è un episodio anche però di 4 chiacchiere di godo, perché di fatto parleremo di una cosa che io amo, la follia, ed è anche un pochino un prologo del prologo di quello che sarà una delle serie per le quali io probabilmente ci perderò la vita, che inizierà il prossimo anno, che è la serie dedicata al Nasuers. Anche questa cosa ne parlavo nel video di programmazione del canale, che vi invito a vedere. Lo so, è un video lunghissimo, ma ci sono tutti i capitolini e spiego tutte le serie finite, non finite, che verranno. Insomma, vi consiglio assolutamente di vedermelo. E voi ci starete chiedendo cos'è che lega queste 3 cose, special, episodio di 4 chiacchiere di godo e il prologo del tuo amore verso il Nasuers. È niente po' di meno che la spada nella noce. Uno dei film d'animazione Disney che più ho amato quando ero piccolo, uno di quei pilastri della mia infanzia, che è solo grazie a lui se ho amato tutto quello che poi è stato il ciclo arturiano, il mio amore per l'epica, il mio amore per i personaggi storici e infine arrivare proprio a Nasuers. Perché parliamoci chiaro: se io non avessi amato alla follia quest'opera e non mi fossi innamorato del personaggio di Artù e di Merlì e di tutta questa bella gente, io non avrei mai iniziato a leggere i cicli arturiani, e non, probabilmente non avrei mai giocato Fate Stay Night, non mi sarei mai innamorato di Artoria e non mi sarei mai immerso in tutte le opere del Nasuers. Quindi, come vedete, un ciclo perfetto. Quindi adesso cosa ci faremo? Una bella chiacchierata sulla spada nella roccia, ma prima di tutto sigla natalizia, che in realtà è sempre la stessa sigla, però fa figo dire che è natalizia. Allora, che ne pensate della postazione in versione natalizia? È incredibile. Volevo mettere dei poster incredibili, ma non li ho trovati. Però guardate che meraviglia! Sono felicissimo di questa cosa! È troppo carina la postazione. Tra l'altro, l'albero dovrebbe funzionare. E voi mi starete chiedendo perché, se l'hai detto con questo tono un po' sarcastico. Semplice perché oggi che sto registrando il video mi si è rotto un altro alberello che avevo. Meno male che avevo questo. E soprattutto mi si sono rotte tutte le lucine colorate! Qui in realtà c'erano tutte le luci colorate che mi si sono rotte e quindi ho dovuto farle a versione 2.0. Comunque, lo so, voi vi starete chiedendo una cosa. Ancora prima di iniziare a parlare della spada della roccia, cosa hai fatto ai capelli? Avete ragione, cosa ho fatto ai capelli? Non me li sono mangiati, me li sono tagliati, grazie. Però la chicca qual è? È la prima volta che mi taglio i capelli da quando ho iniziato ad andare a palestra. C'è anche un altro motivo per cui mi sono tagliato i capelli, adesso lo vedrete. Infatti adesso farò una magia. Perché, come avete visto, il vostro povero Zoel sa fare le magie non come Udinò, che tra l'altro stanno tutti lassù, mi stanno guardando malissimo. Adesso vi faccio vedere una magia, eh. Pronti? Magia natalizia? Sono un bravo mago. Guarda. Ora capite perché sono tagliati i capelli? Solo per mettere questo cappello, perché quei capelli non mi entravano nei cappelli di Natale. Dovrebbe avere anche le luci, se non si rompono. Adesso inizio a registrare. E poi qui, ovviamente, oltre al cappello, la mia magia ha portato 2 videocassette, perché ve le volevo far vedere un attimo, che rappresentano la mia infanzia. E tra l'altro, piccola chicca, queste 2 videocassette, se seguite la serie dei gameplay, diventeranno parte del
tutto quello che sto costruendo dietro come fondo del mobile dietro dei gameplay, quindi le vedrete spesso. Ovviamente sono la spada e la roccia e il gigante di ferro. Questi due sono due pilastri della mia infanzia. Ogni volta che le apro mi sento vecchio e ho 26 anni, questa cosa fa ridere, però queste erano una delle cose che io amavo di più nella vita. Infatti un giorno, ve lo voglio dire, perché voglio che rimanga come ricordo, vi faccio vedere che ci stanno le videocassette, perché magari pensate, oh, c'ha le scatole vuote. No, non sono le scatole vuote, ovviamente, eccola qua, le zoomate e tutte le cose. Vi racconto anche questa chicca. Un giorno mi piacerebbe tantissimo comprare un televisore retro, perché se non si fosse capito, Godoverse TV, e si vede che sono un po' amante delle cose vintage, dei giocattoli, pupazzi e cose strane, penso si fosse capita questa cosa. Un giorno mi piacerebbe tantissimo comprare un televisore retro e tipo, insomma, e modificarlo un po', è una cosa particolare ho in mente, e poi vorrei comprare un mangiacassette, però non so se esistono ancora i mangiacassette, perché li abbiamo trovati in qualcuno al mercatino dell'usato, ma erano tutti rotti, quindi al massimo lo compro tanto per vedere che ce l'ho. E questi due pilastri della mia infanzia sono così importanti perché uno mi ha aperto le porte per l'Oriente e uno mi ha aperto le porte per l'Occidente. Mi spiego meglio. La spada della roccia mi ha fatto amare l'epica cavalleresca, il Medioevo. E da qui potrei aprirmi come una mappa per arrivare a talmente tante cose che forse potreste spaventarvi. Però se non fosse stato per la spada della roccia io non avrei mai amato i giochi di ruolo. Perché io sono un amante del fantasy, purtroppo più del fantasy che della fantascienza. Ho giocato a World of Warcraft per tutta la vita, mi sono avvicinato solo ai giochi fantasy perché adoro le cose medievali, i cavalieri. Se mi date una taverna e un bardo, io sono contento. Che cosa? Oltre a quello che ti ha portato a fare, dal ciclo arturiano mi ha fatto amare la letteratura, la storia. E quando ho studiato l'epica greca, mi sono innamorato dell'Iliade e dell'Odissea e dell'Eneide. E da lì fino ad arrivare alla Divina Commedia. Insomma, per farvi capire, senza che mi dilungo troppo, questa è l'importanza che per me è stata nella spalla rotta. Perché prima ho detto invece che il Gigante di Ferro mi ha aperto le porte invece dell'Oriente? Ovviamente in questo video non parlerò del Gigante di Ferro, probabilmente ne parlerò il prossimo anno, perché vorrei dedicare un video anche al Gigante di Ferro. Dopo aver visto questa cassetta quantitativo di volte non umano, io ero letteralmente innamorato di cose grosse che distruggono tutto. Da lì è stato facile passare ai Monster Movie con Godzilla. Da Godzilla è stato facile passare a Gundam, e da lì il passo è stato breve a diventare fan degli anime e dei manga e di tutta la cultura giapponese. È stato veramente semplice. Però se non fosse stato per questo, probabilmente non l'avrei mai fatto. È stato un po' come aprire la porta di Fullmetal Alchemist, tanto per fare una citazione. Però di questo ne parleremo un'altra volta. E adesso iniziamo a parlare della spada della roccia. Scusate, c'è stato un piccolo time skip incredibile, il microfono mi sta dando dei problemi, quindi ho dovuto un attimo ricaricare, incredibile, e non siete impazziti. Questo alberello prima non c'era, ho messo pure questo alberello tanto per fare compagnia. La spada della roccia è un film d'animazione del 1963, sì, del 63 ragazzi, diretto da Wolfgang Reitherman. È prodotto da Walt Disney Production e uscito negli Stati Uniti il giorno di Natale del 1963. Ora capite perché sto parlando proprio di quest'opera, il giorno di Natale. Fu l'ultimo uscito prima della morte di Walt Disney, che è deceduto il 15 dicembre del 1966. Il film è basato sul romanzo di uno scrittore chiamato White. Per capirci, la storia che viene raccontata in quest'opera è una rielaborazione, e ce ne sono tantissime, della storia di Re Artù. Perché dico questo? Perché quando sentite rielaborazione è perché ci sono talmente tante interpretazioni, punti di vista, autori diversi, che è normale che su un personaggio si possono creare tantissime possibilità. E di tutto questo ne parleremo proprio quando faremo il Nasuer. Saranno video epocali quelli del Nasuer, se c'è un motivo per il quale ve la nomino sempre questa storia del Nasuer. Walt Disney acquisì i diritti di quest'opera, pensate, nel 1939, e giustamente vi starete chiedendo, sì, ma quest'opera è del 63. Sì, esatto. I diritti sono stati presi nel 39. Dopo oltre 20 anni quest'opera è riuscita ad emergere. Dopo questo però successero determinate cose. Primo ci fu lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che sicuramente non aiutò nella produzione di corti animati in quel periodo. Dopo un time skip fino al 1944, proprio in quell'anno la Disney finalmente cominciò a riprodurre film d'animazione, e proprio in quell'anno la Disney incaricò numerosi scrittori di lavorare proprio sul progetto Spada nella Roccia. Di questo passo si continuò ad annunciare il progetto sia per tutti gli anni 40 e anni 50, fino ad arrivare agli anni 60, quando finalmente la Disney disse sì, lo facciamo uscire, state tranquilli. Quindi sì, anche se è stata un'opera con un percorso veramente buio, quando è arrivata alla luce, uno dei film più visti in quell'anno, e soprattutto incassò veramente un sacco di soldini. Ma adesso parliamo un po' della ciccia, cioè la storia vera. Come inizia il nostro racconto incredibile? Ci troviamo in Inghilterra, intorno al 1200. Re Uther, che ha governato
su tutta l'Inghilterra portando un periodo di pace, muore senza lasciare eredi. Dalla morte del re, tutti i cavalieri più potenti cominciano a combattere tra di loro per decidere chi sarà il successore al re. Ma proprio durante questi scontri, quindi questo caos in Inghilterra, a Londra appare la cosiddetta spada nella roccia, ossia una spada conficcata in un incudine, con una scritta che proclama: chiunque estrarrà questa spada da questa roccia e da questa incudine sarà di diritto re d'Inghilterra. Ovviamente tutti quanti tentarono di estrarre la spada, ma nessuno di loro riesce a smuovere neanche per un centimetro. E proprio perché nessun cavaliere riusciva ad estrarla, la spada rimase lì abbandonata. Molti anni dopo, un ragazzino orfano di nome Artù, soprannominato Semola per i capelli biondi, a me questa cosa quando ero piccolo faceva tantissimo ridere, è in formazione proprio per diventare uno scudiero, e lo vediamo proprio accompagnare il suo fratello adottivo Caio in una battuta di caccia. Caio sta per lanciare una freccia contro un cervo, ma Artù si sbilancia, cade su di lui e la freccia finisce nel bosco. Caio lo sta per picchiare, ma Artù dice: tranquillo, tranquillo, ti recupero la freccia, ed entra nel bosco. Per recuperare la freccia Artù si arrampica su un albero, cade dall'albero e finisce in una casetta del bosco. E dentro la casetta del bosco incontriamo letteralmente due personaggi mistici. Incontriamo Mago Merlino e Anacleto, che sì, in lingua originale veniva chiamato Archimede. Probabilmente Archimede perché, essendo un gufo colto che conosceva molte cose, il nome Archimede rendeva bene, essendo Archimede un personaggio che sapeva qualcosina proprio, però Anacleto e Anacleto. Mago Merlino e Anacleto, letteralmente i miei padri. La cosa divertente è che fin da inizio film ti fanno capire una cosa molto importante di Mago Merlino, cioè il fatto che lui può vedere il futuro. Lui è un mago fortissimo, conosce praticamente tutti i tipi di magia e lui ha proprio il potere di vedere il futuro. E di fatto Merlino, poco prima di Artù, lui stava già preparando tutto. Aveva preparato del tè e stava proprio aspettando Artù, perché sapeva che sarebbe cascato qualcuno da quel punto. Ovviamente, ma Merlino si presenta, Anacleto pure, conosciamo subito la personalità di Anacleto, che letteralmente è un pochino tsundere, ma va bene così perché, ripeto, Anacleto è incredibile. E ovviamente Merlino, dopo aver parlato un po' con Semola, capisce subito che è un ragazzo speciale e vorrebbe diventare il suo maestro, insegnandogli tutte le arti accademiche, perché, parliamoci chiaro, secondo lui Artù come scudiero era un talento sprecato. E qui c'è una scena epica, la scena di Mago Merlino che, prima di seguire Semola al castello, si mette a fare quel meraviglioso balletto con quella canzone incredibile, mentre tutti gli oggetti diventano piccoli piccoli ed entrano nella sua valigia. E alla fine giustamente fa pure la battuta: se non facesse così, come potrebbero entrare tutti gli oggetti che sono in questa stanza? A parte il fatto che c'è quella mini teiera, che è incredibile quella mini teiera, però quella canzone. Altra cosa che volevo aggiungere è il fatto che conosciamo anche il personaggio del lupo. Mi ha sempre fatto ridere perché sembra la parodia di Willy Coyote, che è un lupo sfigato. Mi ha sempre fatto ridere da piccolo, povero lupo, che prova a divorare Semola in due tentativi. Questo è il primo e fallisce miseramente. Spoiler, fallirà anche nel secondo. In due arrivano a casa di Semola, che è proprio un castello gestito da Sir Ettore, padre di Caio e tutore di Semola, che non è proprio convintissimo sul fatto di ospitare Mago Merlino. Decide di ospitarlo in una orribile torre abbandonata, perché ha paura di cacciarlo, ha paura che possa lanciare qualche incantesimo sul castello e portare sfiga. Quindi dice: vabbè, lo ospitiamo, ma ti ospito in una torre abbandonata. Quella notte, oltre a scoprire che il lobby preferito di Artù è lucidare piatti, incontriamo Sir Filiade, che arriva con il suo baffetto meraviglioso, che è incredibile il baffetto, che annuncia che il giorno di Capodanno a Londra si terrà un torneo cavalleresco, il cui vincitore verrà proclamato re. Sentendo questo, ovviamente, Ettore subito dice a Caio: ti allenerò, diventerai fortissimo e diventerai il nuovo re d'Inghilterra. Il giorno dopo, Artù inizia i suoi studi accademici con Merlino e la prima lezione è incredibile. Nella prima lezione, Merlino e Artù si trasformano in due pesciolini con un incantesimo meraviglioso, diventano due pesciolini e esplorano il laghetto attorno al castello. Merlino spiega ad Artù come funziona la fisica, proprio basandosi sul movimento delle pinne del pesce. Ovviamente può finire bene questa lezione? Assolutamente no. Infatti, dopo aver nuotato tranquillamente, arriva un incubo. Probabilmente voi non ci vedrete, ma quel luccio, io vi giuro che da piccolo mi terrorizzava. Era di una cattiveria, era proprio cattivo. Non so come sono riusciti a fare la faccia di un luccio così cattivo. Ok che il luccio già di per sé è un pesce fastidioso, ma è cattivo, ha una faccia cattiva, e da piccolo mi terrorizzava da morire. Ma nonostante Merlino viene intrappolato in un elmo di qualcuno che l'ha buttato nell'acqua,
Artù dimostra molta forza, riesce a schivare le fauci di questo luccio incredibile, soltanto grazie a Anacleto che Artù si salva. Appena salvato Artù, Merlino fa l'incantesimo e tornano umani. Ovviamente tornato nel castello, Artù prova a raccontare a Ettore e Caio della sua avventura e il risultato è che viene messo in punizione a lavare piatti di nuovo. Mentre il nostro povero Artù, a.k.a. Semola, sta lucidando i piatti, ritorna Merlino che gli propone una nuova lezione. Però giustamente Artù deve pulire i piatti, ma grazie alla magia Merlino crea un ecosistema dove i piatti si lavano da soli e si porta Artù via per fare la seconda lezione. Nella seconda lezione Artù e Merlino diventano due scoiattoli, proprio perché Merlino vuole far vedere ad Artù come funziona la gravità. Cominciano a saltellare ovviamente per i rami, con ovviamente Artù che è più agile di Merlino. Adoro il fatto che Merlino abbia i baffi anche nella trasformazione di scoiattolo, è adorabile, e quasi casca dall'albero. Mentre loro sono sull'albero, una scoiattolina si innamora di Artù e ovviamente Artù vuole cercare in tutti i modi di mandare via questa scoiattolina, e nel tentativo di mandare via questa scoiattolina quasi finisce nelle fauci di un lupo. Vi ricordate il lupo che ho citato prima? È sempre il povero lupo sfigato, ed è proprio la scoiattolina Porella a salvare Artù. Nel frattempo Merlino non vorrebbe dare una mano, ma anche lui è distratto da un'altra scoiattolina rossa che lo perseguita. Infatti Merlino a un certo punto cade dall'albero, diventa umano e la scoiattolina sua scappa via e fa tornare Artù in forma umana, e la scoiattolina rossa ci rimane di un male, ci rimane veramente male, ed è incredibile questo, perché quando ero piccolo e vedevo quella scena, sapete, no, mi dispiaceva fino a un certo punto, perché ovviamente simpatizzavo più Artù che la scoiattolina, ma quando rivedi quella scena da adulto è fatta veramente troppo bene, nel senso, tu proprio vedi questa scoiattolina quando vede Artù e Merlino che vanno via, tu vedi questa scoiattolina che fa tutti questi suoni tristissimi con la lacrimuccia, cioè è un colpo al cuore tremendo. Quella scoiattolina veramente è una delle cose più dolci e tenere del mondo. Ovviamente, tornati a casa, Artù racconta la sua giornata a Ettore, che lo manda in super punizione a lavare i piatti e gli toglierà pure la possibilità di venire a Londra per fare lo scudiero a Caio, e dà questo ruolo a Polidoro. Merlino torna di nuovo ad Artù e qui c'è la terza e ultima lezione. Ovviamente Merlino cerca di far sfogare un po' Artù, perché ci è rimasto male di quello che è successo con Ettore, e gli comincia a spiegare la questione del volo, mostrando anche un piccolo aereo che finirà poi nell'acqua, e Anacleto si metterà pure a ridere questa cosa, per dimostrare proprio il fatto che Merlino vede le cose nel futuro, per far capire ad Artù che nel futuro l'uomo volerà, fa diventare Artù un uccellino. Avendo bisticciato con Anacleto, decide di lasciare ad Anacleto la terza lezione, quindi Anacleto e Artù in versione uccellino cominciano a volare tranquillamente, con Anacleto che spiega come volare. A un certo punto ovviamente arriva un falco terribile, però mi faceva più paura il luccio del falco, che comincia ad attaccare il nostro eroe. Semola finisce nel peggior posto possibile, finisce in un'altra baita nel bosco, ma non è la vecchia casa di Merlino, è la casa di un personaggio incredibile. È niente, più di meno che la casetta di Maga Magò. Maga Magò, in lingua originale Madame Mime, è un personaggio realmente esistente nei cicli arturiani, ma in quest'opera qui rappresenta l'antagonista per eccellenza del film, al posto di Morgana, che è un personaggio che non è presente in questa storia, proprio perché secondo gli sceneggiatori di quest'opera, Morgana era un personaggio innanzitutto che si presentava quando Artù era più adulto, e soprattutto era un personaggio veramente troppo malvagio e preferivano un antagonista più pazzo, più fuori di testa. E da qui la scelta di Maga Magò. Su Maga Magò voglio dire subito una teoria che lessi tantissimo tempo fa, veramente tanti tempo fa, e dato che anche Maga Magò è un'abilissima maga, ma una maga cattiva, è una maga che usa l'inganno invece di Merlino, che usa la scienza, dato che anche lei sa trasformarsi in animale, avevo letto tantissimo tempo fa una teoria che diceva che Maga Magò in realtà è lei stessa, il luccio, il lupo e il falco, che durante le lezioni cerca di aggredire Artù, perché vede che Merlino è collegato ad Artù, sta cercando di addestrare Artù a diventare un buon re e vuole impedirglielo, perché giustamente a Maga Magò gli fa più comodo che il mondo sia nell'apocalisse più totale, nell'oscurità, invece che nella luce. E quindi questa teoria proprio diceva che lei in tutte e tre le lezioni tenta di uccidere Artù. La volevo citare perché la prima volta che la lessi dice: ah, quindi lei è il luccio, però, ma probabilmente non è vero. La nostra Maga Magò, dopo essersi presentata e aver fatto una delle scene più memabili e probabilmente più Rule 34 se questa cosa fosse stata adesso, ok, appena sente da Artù che è collegato a Merlino e quindi che Merlino vede del potenziale, e lui
Bagabò si trasforma in un gattone incredibile e decide di divorare Artù. Proprio in quel momento, dato che Anacleto aveva visto la scena, arriva Merlin a salvare la situazione. Bagabò propone uno scontro di magia. Come funziona questo scontro di magia? I due maghi si trasformeranno in vari animali per distruggersi l'un l'altro. Ovviamente in questo combattimento ci sono delle scene troppo divertenti, delle scene che non sono invecchiate per niente, trasformazioni adorabili con Merlino che diventa un granchio, il granchio era bellissimo, un bruco, un coniglio, una tartaruga, qui tutti diciamo animali tranquilli, tranne l'ultima cosa, e invece Magamoko che ovviamente diventa tutti predatori, quindi un coccodrillo, un serpente, una gallina, ed infine arriva la chicca. Magamoko aveva detto che le trasformazioni in drago erano vietate, aveva proibito i draghi verdi, quando lei però si trasforma in drago diventa un drago viola e comincia ad attaccare Merlino con fiammate incredibili. Quando cattura Merlino, giustamente, il gioco è fatto. Magamago sta per vincere. Ormai Magamago ha catturato Merlino. E tra l'altro qui c'è una bellissima frase di Artù che dice adesso la attaccherò e gli caverò gli occhi. Ok, Artù, va bene, bravo ragazzo. Il problema è che quando Magamago apre le mani, Merlino non c'è. Quindi dice, ah, Merlino che fine ha fatto? Semplice, Merlino, uomo di scienza, uomo di intelligenza e mio padre, si è trasformato in un qualcosa di talmente piccolo che Magamago non può prendere. Si è trasformato in un germe, il germe del morbillo. Quindi attacca il morbillo a Magamago che comincia a riempirsi di bolle, comincia a salire di la febbre. E c'è questa scena adorabile di Magamago nel letto con la febbre al massimo, si era tutta arrabbiata con loro che escono sorridendo. Una cosa troppo adorabile. E arriviamo al finale. Durante la vigilia di Natale Caio viene nominato cavaliere, ma sfortunatamente il suo scudiero Polidoro si ammala di orecchioni. A questo punto Ettore, disperato, dice Semola, ti ricordi che ti avevo detto di diventare scudiero di Caio durante il torneo? Ecco, sarai di nuovo tu. Ovviamente Semola è tutto contento e va a riferire a Merlino. Finalmente potrà andare a Londra. E Merlino qui non la prende molto bene. Infatti si arrabbia tantissimo perché sperava che finalmente si fosse deciso ad affrontare gli studi accademici invece di diventare uno scudiero. Semola racconta del fatto che è orfano, racconta del fatto che è sempre stato il suo sogno di diventare quello, e Merlino si arrabbia talmente tanto che vola via verso Honolulu. Ora, una chicca che io da piccolo non avevo notato è il fatto che Merlino diventa un razzo. Io da piccolo pensavo che Merlino partisse tipo Superman, sapete, no? E vola via. Invece diventa un razzo e vola via trasformato in razzo. Vabbè, era tanto per dire, però è Merlino Razzo, è bellissimo. E va a Honolulu, ovviamente una terra che neanche è stata scoperta nel 1200. Mentre Merlino ovviamente è a Honolulu a divertirsi, tutti i nostri eroi si recano a Londra per il torneo. Ma ovviamente succede l'ennesima disgrazia, che però stavolta potrebbe avere un finale positivo. Poco prima del turno di Caio, Semola si accorge di essersi scordato nella locanda proprio la spada di Caio. Caio si arrabbia, lo comincia a prendere a calci e Semola gli dice tranquillo, ti troverò la spada. Si recano lui e Anacleto, che in tutto questo è rimasto fedele proprio a Semola, si recano alla locanda, la locanda è chiusa, e a un certo punto Semola nota una cosa, nota una vecchia spada abbandonata, che è proprio la spada, la roccia, la spada di inizio film, ricoperta di ragnatele, foglie, perché nessuno era più riuscito a tirarla fuori. Lui va lì per prendere questa spada e in un istante la tira fuori. Tutto contento, corre da Caio. Caio appena prende la spada in mano comincia a dirgli ah, questa non è la mia spada, quindi immaginate quanto era rapido. Ma a un certo punto questa cosa attira i cavalieri che cominciano a vedere la spada e dicono guardate bene quella spada, è proprio la spada nella roccia. Pure Ettore comincia a leggerla e giustamente dice come l'hai presa? Ettore e tutti gli altri non credono che un ragazzino come Artù possa tirar fuori la spada nella roccia, quindi propongono di tornare nel punto dove la spada nella roccia sta, rimettono la spada dentro la roccia, ci provano tutti, nessuno ci riesce. Tocca a Artù e Artù la leva istantaneamente. Tutti si inchinano, compreso Ettore e Caio che gli cominciano a dire scusa e cominciano a urlare viva Re Artù, viva Re Artù. Semola viene incoronato re e viene messo ovviamente nel castello reale con Anacleto vicino. Semola non è felice di essere diventato re, infatti prova a scappare dalle porte laterali ma non ci riesce. Triste di non riuscire a scappare, il nostro povero Artù dice come vorrei che Merlino fosse qui. Appena detta quella frase, magicamente Merlino ritorna e compare proprio davanti a Anacleto e Artù, vestito in maniera strana, e con vestiti strani intendo vestiti del XX secolo, quindi vestiti non attuali nel Medioevo. Merlino si rimette istantaneamente gli abiti medievali perché li trova sicuramente più comodi ed è super contento del fatto che Artù sia diventato re, perché aveva visto del talento in lui. Una cosa che mi fa ridere di questa scena è Merlino che si lamenta del XX secolo ritenendo il Medioevo migliore del XX secolo. Gli dirà che diventerà un re leggendario e che la sua figura diventerà popolare nella letteratura e nel cinema. E con questo la nostra storia finisce. Wow, avevo detto di fare un video breve, sarà venuto un video di mezz'ora, 40 minuti almeno, cioè, l'orologio lì, vabbè, ormai sapete che quando dico di fare un video breve lo faccio automaticamente lungo,
però mi sono divertito veramente tanto. Spero vi sia piaciuto il setting, spero vi abbia fatto piacere che ho parlato di qualcosa di veramente speciale come la spada e la roccia, e soprattutto se volete un'analisi proprio in deep vi invito a vedere i video del Buon 151, che analizza l'intero film frame per frame dicendovi tutte le cose, i dettagli più piccoli. Quindi assolutamente, se siete fan di quest'opera incredibile, ve lo dovete vedere. Ragazzi, io vi ringrazio, buon Natale ancora, mangiate, godete, e noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Spero di riuscire a fare l'idea che ho in mente per fine anno, però, ripeto, non sarà facile, ma ci proverò. Ancora buone feste e ci vediamo prossimamente. Sigla. Spegniamolo così dura un po' di più. La spada della roccia. In fondo mi sono sempre creduto un buon re. C'è una scritta. Che il godo sia con te. Puttana. Va bene.